Un cordiale bentrovato e buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Buon inizio di weekend, di fine settimana e di nuovo sabato. Nuovo appuntamento con la rubrica La Storia oltre la Storia, la rubrica culturale edita dalla redazione di TV City. Abbiamo un nuovo appuntamento con Edoardo. Buonasera, Edoardo. Sì, buonasera Salvatore, buonasera a tutti gli amici di TV City. Per la nostra rassegna dei libri, dei testi e degli autori. Un altro prestigioso ospite, il nostro compagno di discussione e di viaggio di questa sera. Abbiamo Pietro Buffa. Buonasera, Pietro. Buonasera a tutti, grazie per questo invito e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Bentrovato in redazione insieme a noi, bentrovato da Torre del Greco e quindi dalla splendida Campania, perché tu sei di origini siciliane, sei palermitano, sei nato proprio a Palermo nel 1973. Ti lascio e ti affido ad Edoardo per una panoramica sul tuo curriculum. Grazie di aver accettato il nostro invito e con te ci addentreremo questa sera in un altro avvincente argomento che è quello della genetica manipolata. Ma andiamo con ordine. Edoardo, presentiamo il nostro ospite. Sì, innanzitutto volevo salutarti Pietro e grazie della disponibilità che ci hai dato nel farci presente delle tue ricerche. Io ho portato qui alcuni tuoi libri che hai scritto, che sono editi da un editore, abbiamo I geni manipolati di Adamo e Resi umane. Ecco Pietro, tu sei un ricercatore, un medico, un dottore biologo molecolare che ha fatto grandi ricerche, grandi studi sia da un punto di vista universitario, accademico. Ecco, cosa ti ha spinto ad abbracciare l'ipotesi nei tuoi libri di una manipolazione genetica nell'antichità? Sì, come accennavi tu, quello che in questi anni ho cercato di fare è un lavoro di indagine su una teoria che prende piede a partire dagli anni 70 e che arriva fino a noi con il nome di teoria degli antichi astronauti. Ora, all'interno di questa teoria, la quale prevede che in più occasioni civiltà tecnologicamente evolute sarebbero riuscite a transitare nel nostro sistema solare e a colonizzare la Terra, si sviluppa l'ipotesi secondo la quale questi personaggi avrebbero in qualche modo avviato il progetto uomo. Cioè dire, partendo da organismi, per farla breve, partendo da organismi scimmieschi, presumibilmente appartenenti al genere delle australopitecine, che erano organismi che popolavano il continente africano alcuni milioni di anni fa, da lì sono partiti per guidare, nel vero senso del termine, quello che genericamente chiamiamo processo di ominazione, cioè dire quel processo che da questi organismi scimmieschi poi ha dato origine all'uomo moderno. Parliamo quindi di un processo di condizionamento evolutivo, vero e proprio, da parte di terzi su alcune specie di ominidi, in modo che questi perdessero in breve tempo alcune loro caratteristiche al fine di accumulare sempre più caratteristiche tipicamente umane. E questo è un po' quello che si dice, no? La velocità che caratterizza l'evoluzione umana, rispetto invece a quella che ha caratterizzato tutti gli altri primati. Ora, chi abbraccia questa possibilità tende a far notare che il darwinismo, che funziona abbastanza bene per spiegare l'evoluzione biologica degli esseri viventi in natura, mostri invece tutta una serie di difficoltà quando è chiamato a spiegare l'essere umano. Ecco, come diceva Jan Tattersall, che è un famoso paleoantropologo di fama internazionale che io seguo molto, come siamo diventati esseri umani rimane ancora oggi un'importante questione, ma sia scientifica che filosofica, nonostante i 150 anni di teoria evoluzionistica che abbiamo alle spalle. Ora, per quanto riguarda come io sono arrivato a questa, diciamo, a studiare questa possibilità, questa ipotesi, tutto è iniziato a partire da alcuni anni fa. Mi trovavo ancora a Londra e mi viene regalato un libro di Alan Alford, che forse alcuni telespettatori avranno anche letto, Il mistero della genesi delle antiche civiltà. E fu praticamente il libro che mi introdusse proprio al tema degli antichi astronauti. Ecco, e quindi all'idea anche di una nostra evoluzione biologica non del tutto naturale, ecco, diciamo così. È un libro che catturò la mia attenzione, un libro fondamentalmente che parla di archeologia, ma in un paio di capitoli l'autore entrava proprio nel merito di una nostra evoluzione biologica collegata all'operato di attori esterni. Ricordiamo che
ad esempio i testi antichi, cioè dei testi lasciati dagli antichi popoli del passato. Voi avete avuto, mi pare, ospite anche Mauro Biglino, ma anche altri studiosi di testi antichi. Ecco, questi testi... Sì, esatto. Collegano sempre la nascita dell'uomo all'operato di entità che sono differenti dall'uomo stesso. Quindi trovai, diciamo, diversi concetti interessanti all'interno di questo libro, interessanti, però mi accorgevo che l'autore non sempre riportava dati aggiornati oppure riusciva ad esprimersi al meglio da un punto di vista tecnico, diciamo, non essendo ovviamente Alan Alford un biologo. E fu così che decisi di lavorare in modo mirato su questi argomenti, cercando ovviamente di dare un mio modesto contributo a questo settore di indagine che io reputo assolutamente affascinante. Grazie Pietro, una domanda, Edoardo lo sa, ormai è una prassi nel percorso dei nostri appuntamenti. A me piace molto quando vedo un testo o quando approccio comunque il testo di un autore, io resto sempre colpito da quello che è il titolo, perché nel titolo sono convinto che ci sia anche una chiave interpretativa o una chiave comunque di direzione all'interno della quale muoversi per leggere ed affrontare la lettura del testo stesso. Mi colpisce molto I geni manipolati di Adamo. La mia domanda, ed è quella dalla quale partiamo con questa per discutere di questo argomento, innanzitutto, chi è per te Adamo? Cioè, l'Adamo è un termine temporale per dire che la tua indagine risale in un evo molto antico e molto lontano, o il termine Adamo vuole essere una sovrapposizione, ovvero una lettura interpretativa oltre, che ha a che fare proprio col momento della Genesi cristiana e quindi con quella che è così codificata come momento della creazione, della formazione del genere umano? Sì, il primo libro, I geni manipolati di Adamo, il titolo effettivamente è un titolo che ha, diciamo, che ha catturato l'attenzione anche di molti lettori che mi hanno poi scritto. Il titolo fondamentalmente deriva, è un omaggio, vuole essere un omaggio sempre al libro di Alan Alford di cui parlavo prima, che ripeto è stato il mio primo libro, quel libro che mi introdusse alla tematica degli antichi astronauti, e che in un capitolo, proprio il titolo di un capitolo di questo suo libro è proprio I geni manipolati di Adamo. Quindi io, diciamo, ho utilizzato questo titolo sia per fare un omaggio all'autore, ma anche perché rispecchiava al meglio quello che poi il primo libro contiene, i contenuti che contiene il primo libro. Cioè, il primo libro non vuole essere un libro introduttivo al tema, ma abbracciare sia argomentazioni di tipo scientifico che argomentazioni di tipo letterario, cioè dire che le informazioni che poi ci derivano dai testi antichi. E quindi mi sposto su Adamo ed Eva, quindi sulla Genesi biblica, dove ho avuto, dopo aver avuto, insomma, tutta una serie di incontri anche con Mauro Biglino sull'argomento, l'ultimo capitolo del libro sviluppa proprio questo, cioè dire il discorso di Adamo ed Eva, che non sono assolutamente da interpretare come la Chiesa, diciamo, ci propone i primi uomini, i primi esseri umani sulla Terra, ma sappiamo benissimo che l'essere umano ha tutta una storia biologica fatta di antichi ominidi che si sono succeduti, e quindi la figura di Adamo ed Eva è più da interpretare come un qualcosa che gli antichi volevano un po' enfatizzare, nel senso, attenzione, l'essere umano deriva da un qualcosa che è stato modificato. Ecco, quindi non i primi esseri viventi, i primi esseri umani sulla Terra, ma sicuramente i testi antichi ci vogliono dire un qualcosa di modificato, ecco. Anche perché, come spiega anche Mauro Biglino, il termine ebraico bara non significa assolutamente creare dal nulla, ma semmai intervenire su qualcosa di già preesistente. E quindi è questo il filone, diciamo, che poi il filone che poi mi porta a concludere che Adamo ed Eva
dovevano essere delle specie, diciamo, di esseri umani che avevano subito delle modifiche. Ecco, gli antichi popoli del passato ci raccontano questa storia, ovviamente con parole dell'epoca, molto semplici, non si parla di ingegneria genetica, ovviamente, nei termini che utilizziamo oggi, nei termini moderni che utilizziamo oggi, però da alcune cose si può intuire come c'è stata una manipolazione e che quindi questi esseri, diciamo, poi venivano messi all'interno di un Garden Eden, cioè dire all'interno di un luogo protetto appunto per essere, diciamo, sorvegliati, così come facciamo noi oggi con le specie geneticamente modificate, prima di metterle in natura. Grazie Pietro. Edoardo, prima di darti la parola volevo commentare la bellezza poi di questa trasmissione e anche la bellezza della rubrica che stiamo curando ormai da diversi mesi. Cioè, lo ha anticipato anche prima Pietro, gli autori che comunque abbiamo avuto ospiti che hanno preceduto Pietro, come tanti altri che lo seguiranno, comunque hanno già delle interrelazioni culturali, delle interrelazioni di studio tra di loro, quindi sembra davvero di essere seduti ad una tavola rotonda e di affrontare una discussione quasi in contemporanea, dove ormai le versioni e le visioni vanno ad intrecciarsi. Edoardo, che domanda abbiamo? Pietro, ciao. Ascolta una cosa, quindi ricapitolando un po' le tue ricerche, quindi sei partito dagli albori dell'umanità, quindi partendo praticamente dall'Homo scimmiesco dell'Australopithecus afarensis, per poi pian piano seguire quello che sono state le manipolazioni genetiche fatte sia sull'Homo habilis a seguire. Ecco, ci puoi raccontare bene questo, perché non si può applicare il darwinismo nell'evoluzione umana? Sì, sicuramente uno degli aspetti più incisivi, questa è una domanda che mi viene fatta spesso, come mai il darwinismo, come mai dici che il darwinismo non è applicabile all'evoluzione umana? Ecco, sicuramente uno degli esempi più incisivi riguarda proprio lo straordinario sviluppo dell'organo che più ci contraddistingue in natura, cioè il cervello. Ora, se noi osserviamo, avete prima proiettato una slide dove si vedeva un po' l'albero evolutivo, i passaggi dell'evoluzione umana. Adesso la regia ce lo mostra un'altra volta, l'albero... No, è quella prima, avevo visto che c'era l'albero evolutivo. Ecco, benissimo, questa qui. Eccolo qua. Sì. Ecco, se voi osservate, se noi osserviamo questo albero evolutivo, notiamo che prima che saltasse fuori il genere Homo, che include tutta una serie di specie contrassegnate da quei rettangolini blu che mostrano poi l'intervallo di esistenza di quella specie nel tempo, e tutto ciò che c'era prima, che io ho delimitato da questa linea diagonale, come potete vedere, tutte quindi le specie antropomorfe che c'erano prima, avevano uno sviluppo cerebrale che era correlato assolutamente in modo lineare con le dimensioni del corpo. Cosa vuol dire? Vuol dire che organismi più piccoli avevano un cervello più piccolo, organismi più grandi avevano un cervello più grande. Ora, questa linearità era presente in questi antichi ominidi del genere Australopithecus, ma è anche presente in tutte le scimmie che abbiamo in natura. Cioè dire, se noi osserviamo le scimmie che abbiamo in natura, ovviamente scimmie più grandi hanno un cervello più grande, scimmie più piccole presentano un cervello più piccolo. Ora, con l'arrivo del genere Homo, inizia invece ad accadere qualcosa di molto diverso. Cioè, man mano che procediamo nella nostra linea evolutiva, notiamo che lo sviluppo cerebrale ha come delle impennate, che viene persa quella correlazione lineare con le dimensioni del corpo e il cervello cresce in questi ominidi fino a superare addirittura le dimensioni corporee. Oggi si parla, c'è una formuletta che noi applichiamo, si chiama quoziente di encefalizzazione, che è una formuletta che mette in rapporto le proporzioni del cervello con quelle del corpo. L'uomo ha un quoziente di encefalizzazione pari a 8, che è il massimo quoziente di encefalizzazione che oggi possiamo notare tra tutti gli esseri viventi animali che sono in natura. La scimmia, pensate, ha un quoziente di encefalizzazione pari a 3, quindi siamo molto diversi sotto questo punto di vista dalle scimmie. Abbiamo questo bel cervellone, ok? Ora, perché lo sviluppo encefalico è stato così imponente? Perché ci sono stati questi sbalzi improvvisi nelle dimensioni cerebrali dei nostri progenitori e non abbiamo invece continuato quell'evoluzione lineare che c'era prima? Ora, non esiste ad oggi nessuna ragione
in termini ambientali, ovvero in termini di adattamento ambientale, che giustifichi questa serie di impennate nello sviluppo cerebrale dei nostri progenitori. Ovviamente non essendoci nessuna giustificazione ambientale alla base di questo processo così importante, ecco che Darwin viene meno. Okay? Ma non finisce qui però. Oggi sappiamo che i primi Homo sapiens che emergono circa 200.000 anni fa, erano già dotati dello stesso cervello che abbiamo oggi, sia in dimensioni che in struttura. Parliamo di 16 miliardi di neuroni solo nella regione corticale, cioè nella regione più esterna del cervello. Pensate che le scimmie ne hanno in media 5 miliardi, noi ne abbiamo più del triplo rispetto a una scimmia, e questa zona del cervello è quella fondamentalmente che utilizziamo per le facoltà cognitive superiori. Okay? Quindi oggi il nostro cervello ci permette di fare ciò che facciamo, cioè dire, noi siamo collegati per esempio attraverso un computer, stiamo facendo un'intervista, una conferenza, possiamo fare musica, possiamo fare scienza, arte, matematica, ma 200.000 anni fa a cosa poteva servire un cervello tanto grosso e oltretutto tanto dispendioso da un punto di vista energetico, perché sappiamo che è un organo molto dispendioso da un punto di vista energetico. Ora, a fronte di questo, diciamo, cervellone, i primi sapiens, di fatto continuavano a comportarsi in modo non diverso da un Homo erectus, per esempio, che possedeva un cervello assai più piccolo. Okay? Quindi qui si apre un altro punto molto importante della storia, secondo me, perché sappiamo noi biologi che nessun organo può svilupparsi in modo eccessivo rispetto a quelle che sono le necessità del momento. Invece qui è come se lo sviluppo di questo organo sia stato in qualche modo forzato, ecco, e sia accaduto un qualcosa che in qualche modo abbia forzato lo sviluppo di questo organo. Quello che è accaduto lo spiego nel libro Resi Umani, che tu hai mostrato prima. Ad un certo momento, ad un certo punto, e per qualche strana ragione, alcuni ominidi cominciano a trattenere dei caratteri che sono tipici delle scimmie, dei cuccioli di scimmia. Se osserviamo i cuccioli di scimpanzé, infatti, notiamo che le proporzioni della testa sono maggiori rispetto al corpo. Il cucciolo di scimpanzé, per esempio, ha un quoziente di encefalizzazione, ecco questa immagine è molto bella, il cucciolo di scimpanzé, come vedete, ha una testa arrotondata, un po' più rotonda rispetto all'adulto, addirittura, guardate, ha pure un osso frontale un po' più sviluppato rispetto alla scimmia adulta, che poi questo osso diventa sfuggente. Il prognatismo, che quindi il muso protratto in avanti, che è tipico delle scimmie, nei cuccioli invece hanno una faccia abbastanza piatta, la testa è tenuta in linea con le spalle, insomma, abbiamo tutta una serie di caratteristiche nei cuccioli che sono più vicine a quelle dell'essere umano che poi alla scimmia adulta. Ecco, qui notiamo anche il sorriso, sì. Ora, questo trattenere i caratteri giovanili anche da adulti è chiamato un fenomeno che si chiama neotenia in gergo tecnico, neotenia. Un particolare fenomeno che nei mammiferi non ha nulla a che fare con l'adattamento ambientale, ma ha invece molto a che fare con un processo particolare, evolutivo particolare, che chiamiamo domesticazione. È un processo evolutivo, la domesticazione è un processo evolutivo guidato, cioè dire, c'è qualcuno che interviene affinché un essere vivente, diciamo, si sviluppi in un determinato modo. La domesticazione porta alla neotenia, e questo lo sappiamo da numerosi esperimenti fatti sui cani, sulle volpi, sui topi, eccetera, e l'uomo è pieno di caratteristiche neoteniche. L'essere umano è tra i mammiferi quello che quello che contraddistingue l'essere umano è proprio la presenza della neotenia, cioè di tutte queste caratteristiche che poi ci fanno riflettere, ci fanno pensare che un processo di domesticazione sia avvenuto durante la nostra evoluzione. Quindi, scusa se ti interrompo, mi stai facendo capire che in un lontano passato c'è stato qualcuno o qualche gruppo di persone, di entità, che hanno in un certo senso fatto in modo di mettere da parte la nostra specie per farle crescere il volume cranico. È questo che stai dicendo o sì, male? Assolutamente. Cioè, oggi è un dato di fatto che
che noi siamo una specie neotenica, quindi che abbiamo delle caratteristiche che sono presenti nei cuccioli di scimmia. Ed è un dato di fatto che la neotenia nei mammiferi emerge solo ed esclusivamente quando abbiamo un processo di domesticazione, cioè dire quando l'animale ha subito un processo evolutivo particolare come questo, no? Come la domesticazione. Quindi che ci sia stato un evento, eventi di domesticazione, cioè dire che i nostri progenitori si siano sviluppati all'interno di un regime di domesticazione, questo è un dato di fatto. E su questo, diciamo, si discute anche poco a livello accademico, cioè dire è una cosa acquisita. Poi si può discutere sul fatto che l'uomo si sia addomesticato da solo durante la sua evoluzione, oppure, come diciamo, ipotizziamo nei libri, che ci sia stato, diciamo, ci siano stati degli attori esterni che in qualche modo abbiano avviato il processo e abbiano seguito il processo, così come noi facciamo oggi con i cani. Con molti animali, no? Abbiamo nel tempo modificato la loro evoluzione. I cani non dovrebbero esistere in natura, esistono perché l'uomo li ha addomesticati, ok? Ma la natura ha fatto il lupo. Il lupo selvatico e poi nei mille anni lo ha fatto il cane. Esatto. Se pensiamo che anche un chihuahua deriva dal progenitore del chihuahua e il lupo, ecco, possiamo chiaramente, insomma, andare a capire la grandezza del processo, la potenza di questo processo, sì, fin dove si può spingere questo processo. Pietro, quindi volevo chiedere, sempre riallacciandomi a quanto ti ha chiesto Edoardo e quindi su quello che tu stavi dicendo partendo dalla domanda mia iniziale, alla luce dei tuoi studi, quindi delle tue ricerche, siccome hai detto che la genetica manipolata di Adamo, nel senso che l'essere umano deriverebbe da un intervento su qualche cosa di altro che già esisteva, per te che cos'è questo altro? Cioè, da dove si parte? Qual è il punto di partenza? Che cos'è l'altro? E chi sarebbe intervenuto? Dovendo insomma un po' riferirci ai dati scientifici, alle informazioni che ci provengono dalla paleoantropologia, quindi dall'informazione dai reperti fossili che abbiamo, dobbiamo dire che quell'altro, il punto di partenza, diciamo, lo troviamo all'interno del genere, scusate, all'interno del genere delle australopitecine, cioè dire queste scimmie antropomorfe ormai estinte che popolavano il continente africano alcuni milioni di anni fa. All'interno di questo genere, che è il genere Australopithecus, da qualche specie del genere Australopithecus dovrebbe saltare fuori il primo rappresentante del genere Homo, quindi Homo habilis, un ominide che è molto più evoluto, molto più avanzato rispetto a quello che c'era prima, e che il volume cranico comincia, quelle impennate di cui parlavamo prima, cominciano proprio con questo primo ominide, che ha, diciamo, una impennata addirittura del 50% di aumento del volume cranico rispetto alle più grosse forme di Australopithecus. E quindi diciamo che il punto di partenza dovrebbero essere le australopitecine, quindi questo genere delle australopitecine. Oggi però la comunità scientifica è in disaccordo su quale sia la specie che possiamo considerare progenitrice del genere Homo. È la nostra. Esatto, la nostra progenitrice proprio più arcaica. Perché in questo disaccordo? Perché ovviamente il passaggio dalle australopitecine al genere Homo, al primo rappresentante del genere Homo, quindi Homo habilis, è talmente ampio questo gap che ovviamente è molto difficile, abbiamo una serie di difficoltà a capire quale può essere stato il progenitore. Proprio perché abbiamo un balzo, un salto evolutivo che non è da poco, che il Homo habilis rispetto a tutte le forme di Australopithecus è un ominide molto più evoluto e avanzato sotto diversi punti di vista. È un ominide che ha un cervello un po' più strutturato, più grande, anche del 50% più grande. È un ominide che ha una struttura eretta obbligata e quindi non è più costretto a poggiare le mani a terra come facevano i suoi predecessori più scimmieschi. È un ominide che comincia addirittura ad avere dei comportamenti diversi, quindi un ominide che comincia addirittura ad avere un minimo di organizzazione per la caccia, costruisce già le prime armi, cosa che le australopitecine non avevano mai fatto. Insomma,
c'è un passaggio per essere più consapevole. Esatto, già c'è un passaggio ovviamente notevole, c'è un passaggio alla condizione umana, e questo gap è talmente ampio che oggi i paleoantropologi non riescono, insomma, ancora a capire quale sia il nostro progenitore tra queste scimmie. Sì, Pietro, scusami, nei tuoi libri fai riferimento non solo a degli aspetti fisici che sono cambiati tra l'australopiteco e il genere Homo habilis, ma fai anche riferimento al cromosoma che è cambiato. Si è passato da 48 a 46 cromosomi. Ecco, come ce lo puoi spiegare questo passaggio, se la scienza ufficiale si è data una risposta in questo? Sì, ecco, questa immagine. Sì, quella del passaggio da 48 a 46 cromosomi è certamente una delle questioni più affascinanti della nostra storia biologica, ma è anche una di quelle questioni che creano maggiori controversie, Edoardo. E vi spiegherò ora il motivo. Diciamo, ricordiamo prima di tutto cosa è accaduto. I nostri più antichi progenitori, quindi vedete dall'immagine, quindi quelli appartenenti, come dicevo prima, al genere Australopithecus, avevano tutti 48 cromosomi, così come tutte le scimmie antropomorfe che oggi osserviamo in natura. Quindi se prendiamo l'orango, il gorilla, il bonobo, ma anche lo scimpanzé, hanno tutti mantenuto 48 cromosomi. Ad un certo momento della nostra evoluzione si verifica il cambio, cioè dire il passaggio a 46 cromosomi. Okay? Ora non abbiamo certezze riguardo il momento in cui avviene questo passaggio, ma possiamo pensare che i primi ominidi appartenenti già al genere Homo avessero già un assetto a 46 cromosomi. Ora, il passaggio da 48 a 46 cromosomi non deriva da una perdita di cromosomi, non abbiamo avuto una perdita di cromosomi, ma questo passaggio deriva da una fusione tra due cromosomi per mezzo di un evento che conosciamo con il nome di traslocazione robertsoniana. Come si vedeva prima nell'immagine, c'erano questi due cromosomi più piccoli che poi danno origine a un cromosoma unico più grande. E c'è questa fusione, appunto, questi due cromosomi che si fondono ad un'estremità, dando origine a un cromosoma più grande, che poi è il nostro cromosoma numero 2. Ora, le traslocazioni robertsoniane sono oggi note poiché collegate ovviamente a varie patologie e a fenomeni di infertilità. Quindi, qualora un organismo, un individuo presenti una traslocazione robertsoniana, o ha qualche patologia oppure è infertile. Ma quello che è successo invece nella nostra evoluzione è che questa traslocazione nei nostri progenitori è stata, come dire, funzionale, cioè dire, ha generato un assetto cromosomico nuovo senza dare origine a nessun problema. Ora, in relazione a questo evento, quello che viene spesso contestato da alcuni è il fatto che non c'è bisogno di chiamare in causa l'azione di attori esterni per giustificare questo importante passaggio evolutivo, poiché esistono in natura animali che, come l'uomo, lo hanno subito. E si fa l'esempio del topo, del cavallo, del coniglio, dei bovini, eccetera. Okay? Ora, questo è il motivo, fondamentalmente questo è il motivo per cui su questo punto vengo spesso attaccato e criticato da alcuni personaggi che amano fare i loro video di saggezza scientifica senza però aver attenzionato abbastanza i fatti. Non vi spiego il motivo. Oggi è assolutamente noto che eventi di cambio di assetto cromosomico mediante traslocazione robertsoniana si riscontrano con elevatissima frequenza in quelle specie animali che chiamiamo addomesticate, e torniamo al tema della domesticazione. Cioè quelle specie che hanno alle spalle un processo evolutivo guidato dall'uomo piuttosto che dalla natura. Okay? Ora, l'ho ribadito in diversi video, ma lo ricordiamo anche qui, il processo di domesticazione è un particolare processo evolutivo in cui si opera una selezione artificiale degli individui. Quindi c'è una specie che viene addomesticata e poi c'è una specie che invece addomestica. Ora, lo stesso Richard Francis, che è un noto evoluzionista, in un suo libro scrive che ciascun caso di domesticazione può considerarsi come una sorta di esperimento evoluzionistico, okay? e questo fondamentalmente è. Quindi, quando si cita il coniglio, il cavallo, il maiale e il bovino,
Si fanno esempi di specie che sono addomesticate, quindi la cui evoluzione è stata influenzata dall'uomo e quindi non è stata completamente autonoma, ok? Per esempio, facciamo un esempio, andiamo più nel dettaglio, il maiale, la domesticazione del maiale comincia circa 9.000 anni fa, il processo di domesticazione comincia circa 9.000 anni fa. L'uomo inizia a manipolare l'evoluzione del progenitore selvatico del maiale per generare poi tutta questa varietà di forme, tutta questa varietà di animali che hanno specifiche caratteristiche e che oggi noi osserviamo. I maiali che oggi osserviamo sono molto diversi dai loro progenitori selvatici, che oltretutto erano di origine asiatica. Hanno il naso più lungo, il corpo è più tornito, il cranio è anatomicamente diverso, le zampe sono più corte, gli occhi sono più piccoli, abbiamo una diversa peluria, una diversa colorazione della peluria. Completamente diverso. È proprio nettamente diverso dal progenitore selvatico. Ora, nel corso di questi cambiamenti di tipo anatomico, fenotipico, il maiale si ritrova nel tempo, durante il processo di domesticazione, ad avere un assetto cromosomico diverso da quello che era presente nel suo progenitore selvatico. E così è successo ai cavalli, per esempio. Il cromosoma 5 dei cavalli moderni deriva da una traslocazione robertsoniana che ha coinvolto i cromosomi 23 e 24, se non erro, durante il processo di domesticazione di questo animale. Nei bovini, addirittura, che vengono spesso citati, ecco, nei bovini praticamente la cosa si fa ancora più interessante, perché all'interno della stessa specie, quindi all'interno del gruppo dei bovini, noi, sulla base delle razze, quindi sulla base delle località geografiche dove è avvenuta la domesticazione di questo animale, abbiamo assetti cromosomici che sono diversi, quindi bovini che hanno un numero di cromosomi diverso da un'area geografica all'altra. E quindi quello che vado ad evidenziare è proprio questo, che il processo di domesticazione condiziona il cambio di assetto cromosomico. Questo è un dato di fatto. Non c'è una manipolazione diretta sui cromosomi, come molti pensano e credono, ma i processi di selezione artificiale cui le specie sono state sottoposte nel corso della domesticazione inducono sia dei cambiamenti genetici nell'animale, ma molto spesso anche dei cambiamenti a livello dell'assetto cromosomico. Ora, questo non vuol dire che le specie selvatiche, quindi quelle specie che non sono state addomesticate, non possono avere pure un cambio di assetto cromosomico. Attenzione, non sto dicendo questo, però è senz'altro vero che nelle specie addomesticate la tendenza è parecchio più elevata. E questo, diciamo che molti biologi considerano addirittura il cambio di assetto cromosomico come una caratteristica, come un contrassegno, ecco, di domesticazione, di avvenuta domesticazione. Nei miei libri quello che metto in evidenza è che i nostri progenitori, quindi gli ominidi del genere Homo, si sarebbero evoluti all'interno di un regime di domesticazione, e questo sulla base del fatto che importanti contrassegni di domesticazione emergono anche piuttosto precocemente durante l'evoluzione umana. Come dicevo prima, l'uomo è una specie neotenica, ha tutta questa serie di caratteristiche neoteniche ed è una specie che porta chiare evidenze di domesticazione. Quindi quello che è avvenuto in questi animali che ho citato, che tramite la traslocazione robertsoniana hanno cambiato il loro assetto cromosomico, è avvenuto anche nella nostra specie. Okay? Durante la nostra evoluzione questo è quello che è avvenuto. Ora, ho visto prima, avete messo una slide dove c'era Dmitry Belayev, il genetista che ha studiato proprio il processo di domesticazione, ha fatto un esperimento che è durato addirittura oltre 70 anni. E, non lo so se possiamo vederla. No? Sì, Dmitry Belayev è un genetista, ecco, perfetto, questa qui. Dmitry Belayev è un genetista russo che ha studiato la domesticazione. Oggi noi le informazioni, buona parte delle informazioni che oggi abbiamo sul processo di domesticazione derivano da quello che ha fatto questo personaggio, dagli esperimenti che sono stati condotti da questo genetista, e lui ha estrapolato delle evidenze importanti. Quindi, quali sono queste evidenze? Diciamo che vengono riassunte in questi tre punti. La prima è senz'altro che la domesticazione ha come obiettivo primario non il cambiamento morfologico dell'animale, ma un cambiamento comportamentale dell'animale. Cioè dire, quello che noi andiamo a ricercare è
creare organismi che siano mansueti, che siano assoggettati, quindi gestibili, addirittura arrivando pure all'obbedienza. Quindi dobbiamo cercare di portare il comportamento dell'animale verso la mansuetudine. Questo è il primo obiettivo che ha la domesticazione. E qualcuno magari avrà notato che si parla di caratteristiche che sono molto affini anche alla natura umana. Okay? L'uomo è una specie assoggettabile, è una specie controllabile, una specie obbediente che cerca l'approvazione di un leader. Okay? E caratteristiche che noi sono delle caratteristiche comportamentali che ci contraddistinguono e che, come sapete, vengono ampiamente sfruttate dai sistemi di controllo delle masse. Ne ho parlato nel libro Resi Umani, perché il libro Resi Umani ha un paio di capitoli che riguardano proprio questo aspetto comportamentale dell'uomo. E quello che viene fuori, che Belayev aveva notato, è che quando noi selezioniamo gli organismi per la mansuetudine, quindi per questa caratteristica comportamentale, quello che poi succede è che questi organismi tendono a modificarsi anche morfologicamente, tendono a cambiare il loro aspetto. E lì esce fuori la neotenia, questa caratteristica di cui parlavo prima, cioè dire, una volta che si instaura il processo di domesticazione, ovviamente l'animale possiede delle caratteristiche, tende a possedere delle caratteristiche che sono tipiche dei cuccioli di cui parlavamo prima. Il cane, per esempio, quante volte abbiamo sentito il cane è un cucciolone, okay? Perché è un animale che scodinzola, abbaia, gioca, cerca sempre l'attenzione dell'uomo. Sono tutte caratteristiche che il lupo non ha. Okay? Inoltre, poi, dicevo prima, quando abbiamo parlato dell'assetto cromosomico, che la domesticazione porta anche, cioè dire, favorisce soggetti che sono portatori di mutazioni genetiche. Queste mutazioni genetiche possono riguardare appunto determinati geni, ma possono riguardare, come ho detto prima, anche l'assetto cromosomico dell'organismo, che viene cambiato. Questo è successo praticamente a noi esseri umani. Poi se ho altri 5 minuti, volevo dire anche una cosa prima di chiudere con questo discorso. Ovviamente parlavo prima della natura umana, okay? Ma è anche importante considerare l'ambiente, okay? Come l'ambiente che diventa sempre più artificiale per quanto riguarda l'uomo, quindi parliamo delle città, okay? Ha conseguenze anche sociologiche. Io sono rimasto un po' anche impressionato quando lessi un lavoro che risale agli anni 60, di un esperimento che è stato fatto con dei topi da John Calhoun, il quale questo ricercatore cosa fa? Costruisce un ambiente artificiale fatto da delle camere, dei corridoi, delle aree più grandi, comuni, un ambiente quindi artificiale, inserisce all'interno di questo ambiente, inserisce 4 coppie di topi, quindi 4 maschi e 4 femmine, li fa vivere lì dentro. Ora, ovviamente, come potete immaginare, all'interno di questa struttura questi topi stanno benissimo, no? Abbiamo un ambiente pulito, il cibo veniva fornito ogni giorno, non abbiamo la presenza di predatori, e quindi questi topi stavano egregiamente all'interno di questa struttura. E potete immaginare che a distanza di un anno i topi diventano 600. E man mano che aumentava la popolazione, quello che si notava era anche un cambio del comportamento di questi animali. Quello che lui andava a notare era un cambio nel comportamento di questi animali. Lo spazio si riduce estremamente, le interazioni tra i soggetti aumentavano. Si assiste a un cambio di comportamento specialmente negli individui maschi che formavano dei gruppi, si formano dei gruppi, delle coalizioni, aumenta l'aggressività all'interno della società, aumenta l'aggressività che prima non c'era, e si forma, come avevo detto, dei gruppi, l'aggressività viene scaricata sulle femmine e sui cuccioli, pensate un po',
iniziano a cambiare anche i comportamenti sessuali degli animali, cioè dire sono propensi alla pansessualità, cioè dire i topi in natura non hanno manifestazioni di omosessualità, invece all'interno di questo ambiente artificioso notiamo questo. E le femmine iniziano ad accudire meno i cuccioli, per esempio, inizia addirittura a manifestarsi il fenomeno del cannibalismo. Cioè dire, ma non perché mancasse cibo, perché il cibo veniva fornito ogni giorno, ma è ovviamente la condizione che si stava creando. E, insomma, in mezzo a tutto questo, poi lo scienziato nota che c'era un gruppo di topi che addirittura completamente disinteressati da tutto ciò che avveniva all'interno di questo ambiente, passavano il loro tempo a mangiare, a pulirsi e a riposarsi. E ovviamente diventavano topi obesi, quindi con l'emergere di tutte quelle patologie metaboliche che evidenziamo nella vita moderna. Ora, alla luce di tutto questo, direi che non è poi così difficile trovare qualche similitudine anche con la società umana, no? Con quanto accade nella società moderna. Esatto, quindi questo esperimento è davvero un esperimento che a me ha lasciato abbastanza, mi ha preso molto, ecco. Senti Pietro, quindi hai citato prima qualcuno che ha, diciamo così, criticato le tue ricerche. Ecco, a parte la singola persona che, diciamo così, il mondo accademico invece, quello proprio ufficiale, come ha reagito alle tue ricerche in particolare? Beh, dunque, diciamo che quello che ho notato... c'è stato un bipolarismo, ecco. Allora, ci sono per restare tecnici. Sì, ci sono ovviamente quelli che sono in completo disaccordo con l'idea di base, cioè dire questa di attori esterni che avrebbero in qualche modo manipolato il nostro processo evolutivo, pur ammettendo che l'evoluzione umana porta in sé alcuni misteri che ancora aspettano risposta. Mentre altri colleghi, devo dire che dopo la pubblicazione del primo libro questi colleghi sono in qualche modo aumentati, perché io ricevo molto spesso email da parte di biologi o comunque di gente del settore che mi propone addirittura degli studi, degli approfondimenti, ecco. E quindi ho notato che molti colleghi invece, con mente assolutamente aperta, si sono avvicinati a questo tema e addirittura lo considerano molto interessante alla luce di quello che viene riportato poi nel libro Resi Umani, dove ho cercato di affrontare il tema in una maniera quanto più equilibrata possibile, ecco, sulla base dei dati che abbiamo e senza andare poi a fare molti giri di fantasia. E posso dire che, per esempio, un carissimo collega, che oltretutto è professore di genetica all'Università di Catania, adesso sta, il dottor Marco Ragusa, adesso sta scrivendo addirittura un libro sul tema, dove anche lui tratterà un po' il tema delle origini umane e i misteri che sono poi legati all'evoluzione della nostra specie, e mi ha chiesto di fare la prefazione del libro. È un libro che molto probabilmente uscirà a Natale, quindi ve lo sto comunicando già in anteprima. E quindi, insomma, mi fa piacere che anche altri colleghi... E continuerà ancora nello stesso solco. Non vi ho sentito. La tua ricerca, diceva Edoardo, va avanti e continuerà sempre nell'ambito dello stesso solco, giusto? Beh, io quello che... Insomma, se ho delle cose da dire, sì. Perché a me non piace fare libri ripetitivi, quindi diciamo io, se ho delle cose da dire farò un terzo volume dove metterò in nero su bianco, come ho fatto, quello che ho da dire. L'idea è questa, quella di fare una trilogia e quindi di chiudere con un terzo libro che si occuperà sempre di evoluzione umana, sì. Senti, ma quindi tu, diciamo, se tu ti occupi chiaramente di ingegneria genetica, in questo settore oggi com'è l'evoluzione in tempi moderni di questo campo? Beh, sì, diciamo, se noi ci dobbiamo proiettare in un prossimo futuro, ecco, questa è una cosa molto
molto interessante, perché è possibile che in un prossimo futuro, grazie alle tecnologie che abbiamo, le conoscenze di cui disponiamo, è possibile che l'ingegneria genetica verrà sempre più utilizzata per andare a modificare caratteristiche dell'Homo sapiens. E qui tocchiamo un tema delicato anche da un punto di vista sociologico, mi rendo conto, ovvero il tema dell'eugenetica. Il termine eugenetica è stato coniato, pensate, dal cugino di Charles Darwin nel 1883, da Francis Galton, per indicare quindi la possibilità di apportare miglioramenti alle specie viventi, con particolare riferimento alla nostra specie. Okay? Quindi promuovere l'espressione di caratteristiche biologiche ritenute positive, ritenute ottimali, ritenute utili, quindi eugeniche, come si dice in termini tecnici, e la rimozione invece di tutte quelle caratteristiche che vengono ritenute in qualche modo negative e quindi disgeniche. Ora parliamo di un qualcosa che, ovviamente, come dicevo prima, con il crescente sviluppo tecnologico e conoscitivo potrebbe diventare una realtà in futuro. Partiamo dal presupposto, ecco qui c'è i junkie, ora magari accenno qualcosa, partiamo dal presupposto che l'evoluzione naturale potrebbe non dotarci mai di specifiche caratteristiche che oggi noi riteniamo utili, ok? Caratteristiche che possono essere diverse. Pensiamo per esempio al rafforzamento di tutti quei sistemi genetici preposti alla protezione delle nostre cellule contro il cancro, oppure contro lo stress ossidativo. Okay, quindi si potrebbe intervenire su quello, oppure sul potenziamento delle attività cognitive superiori, quindi sul potenziamento delle funzioni mnemoniche. Oggi conosciamo tantissimi geni che sono direttamente coinvolti nei processi di memorizzazione, di calcolo, di attività cognitive, e quindi diciamo andare a potenziare questi geni e vedere cosa succede. Insomma, i tentativi, come dimostra questa slide, già ci sono. Questo personaggio, He Junki, ha già fatto due bambine che a tutti, cioè, ha già portato manipolato l'evoluzione di due esseri umani che non contrarranno mai il virus dell'HIV. Esatto, però attenzione, questo, c'è un discorso su questo. Allora, possiamo considerare che l'esperimento di Junki è il primo intervento, il primo tentativo, il primo intervento portato a termine e ufficialmente dichiarato, perché poi secondo me ce ne sono in tutto il mondo di manipolazioni genetiche anche sull'essere umano che non sono ovviamente esperimenti dichiarati, come ha fatto lui, esperimento di modifica genetica su esseri umani con lo scopo di implementare proprietà migliorative che sono state progettate poi a tavolino, no? In modo deterministico. Ora, nello specifico, come accennavi, il gruppo di Junki si è avvalso della tecnologia che oggi utilizzano tutti i laboratori di ingegneria genetica, si chiama CRISPR, per editare degli embrioni umani, quindi andare a manipolare degli embrioni umani ed eliminare il gene CCR5, si chiama. Questo gene produce una proteina che viene espressa in un particolare gruppo di globuli bianchi, quindi cellule del sangue, la quale permette al virus di HIV, come dicevi tu, di infettare queste cellule e quindi entrare a infettare nell'organismo. Il sistema immunitario. Il sistema immunitario, perfetto, i leucociti. Ora, se manca questa specifica proteina, ovviamente, come vedete nella figura, viene a mancare la principale porta d'ingresso del virus, che il virus utilizza per infettare le nostre cellule, ok? E quindi lui ha voluto fare questo, ha voluto eliminare questa proteina in modo che queste bambine, che sono tra l'altro nate, stanno benissimo, fossero geneticamente già protette verso l'infezione da HIV. Ma c'è di più però. Ora, questo è quello che, diciamo, i media hanno fatto vedere. Poi c'è un retroscena su questo gene, perché quando abbiamo sentito noi biologi che lui ha manipolato il gene CCR5, a noi è venuta subito in mente un'altra cosa che è ben diversa da questa dell'HIV. Allora, questa dell'HIV ovviamente è
quello che è stato dichiarato è questo, l'esperimento che voleva essere fatto era questo, di proteggere le bambine dal virus HIV. Però quello che si è notato è che questo gene è implicato nell'uomo anche in una sorta di rallentamento delle funzioni cognitive del nostro cervello, è una sorta di freno delle funzioni cognitive del nostro cervello. Ora, è stato visto che persone che sono naturalmente portatrici di questo gene non funzionante, oltre a stare bene, quindi non presentare nessuna particolarità, particolare, diciamo, anomala, mostrano una capacità di recupero dai traumi cranici e una capacità cognitiva che è piuttosto interessante, per non dire piuttosto elevata rispetto alla media. Ora, poi ci sono stati diversi studi sui topi che hanno evidenziato che i topi che hanno questa proteina assente nelle loro cellule, quindi questo gene modificato, il gene CCR5 modificato, hanno una maggiore capacità, per esempio, di apprendimento, una plasticità neuronale migliorata rispetto ovviamente ai topi che esprimono questo gene. Ora, ovviamente non possiamo noi essere sicuri se effettivamente nel caso delle due bimbe cinesi geneticamente modificate il potenziamento delle attività cognitive fosse il primo obiettivo più che la protezione da HIV. Ovviamente Gianchi ha smentito questa cosa, però il dubbio certo insomma ci resta a noi del settore. Ora, se posso... Prego. Sì? Sì. Sì, perché questo per quanto riguarda... Come? Ci stiamo avviando ai minuti conclusivi. Sì. Chiudo con un'altra cosa molto interessante. Allora, abbiamo parlato di manipolazione di geni. Oggi abbiamo anche la manipolazione di aree del genoma che non contengono geni, ma contengono delle regioni molto importanti. Si parla del cosiddetto, di quello che veniva impropriamente chiamato il DNA spazzatura, no? DNA che non contiene geni, ma contiene delle informazioni comunque importanti. Ora, ci sono delle ipotesi, per esempio, se prendiamo un libro di Paul Davis è un astrofisico accademico dell'Arizona State University, che in un suo libro avanza delle questioni sul genoma umano. E lui dice, è possibile che il genoma umano contenga al suo interno particolari informazioni, particolari schemi che siano, diciamo, incoerenti con un'evoluzione naturale? Cioè, è possibile che ci siano nel nostro DNA delle informazioni che sono state inserite da terzi in tempi remoti e che praticamente poi noi ci siamo trasmessi generazione dopo generazione, e queste informazioni, qualora ci fossero, sarebbero, secondo lui, la prova empirica, no? Che una maestra civiltà ha manipolato l'evoluzione umana. Ora, questa ipotesi affascinante di Paul Davis, che veniva fino all'altro ieri considerata pura fantascienza, vi devo dire che ha trovato un po' un riscontro scientifico. Cioè dire, sulla rivista Nature, che è una rivista prestigiosissima, una rivista scientifica prestigiosissima, Seth Shipman, che è un professore dell'Harvard Medical School, riporta di essere riuscito ad inserire informazioni estranee, quindi di tipo non biologico, all'interno di un DNA di un batterio, utilizzando la tecnologia di cui parlavo prima, la CRISPR, questa tecnologia che ormai viene utilizzata in tutte le manipolazioni genetiche. Ora, le informazioni sono state inserite secondo una precisa codifica, che è compatibile ovviamente con la natura del DNA, e si riferiscono addirittura a un'immagine a bassa risoluzione di un uomo a cavallo. Ora, ogni pixel di questa immagine è stato codificato all'interno del genoma di questo batterio, ed è stata poi questa sequenza inserita nel genoma del batterio. Una volta che questa sequenza è stata inserita, il batterio la trasmette alla generazione successive, e quindi questi batteri, diciamo, inconsapevolmente si trasmettono questa informazione generazione dopo generazione. Quindi la cosa è fattibile, quindi l'esperimento, diciamo, questa ipotesi che diceva Paul Davis, come vedete, sta trovando
una chiave scientifica, una chiave di lettura scientifica. Ora, noi sappiamo oggi molto bene che il DNA rappresenta un efficiente supporto per l'archiviazione di informazioni. Ora, i ricercatori, in questo senso, cosa hanno fatto? Sono stati capaci di inserire queste informazioni, di queste immagini dell'uomo al cavallo all'interno del DNA del batterio, ma sono state anche capaci di recuperare questa informazione perché avevano la cosiddetta chiave di decodifica. Ed è questo quello che ci vuole, la chiave di decodifica. Cioè dire, volendo ammettere che un intervento simile sia stato condotto in epoche remote nel genoma dei primi Homo sapiens, ecco che le informazioni potrebbero rimanere nascoste nel nostro genoma per tanto tempo, fin quando appunto non si trova la chiave di decodificazione. Non riusciamo appunto a capire qual è la chiave di decodifica che ci consentirà di estrarre queste informazioni. Qualora ciò avvenisse, ecco che sequenze che oggi noi reputiamo insomma insignificanti potrebbero, sequenze di DNA che reputiamo nel nostro genoma insignificanti, potrebbero invece svelarci qualcosa di inaspettato e molto significativo. Io ti ringrazio Pietro, ti ringrazio davvero per la cortese, innanzitutto per la cortese compagnia in nostra presenza, ma soprattutto per la così ricca descrizione degli argomenti. Sicuramente Edoardo dovremmo reinvitarlo, come anche per gli altri ospiti, e approfondire ancora di più, perché ecco, ci stavamo introducendo in un argomento che poi diventa davvero interessante. Ricordiamo i due testi di cui abbiamo parlato questa sera, i geni manipolati di Adamo, e l'altro testo che invece è Resi umani. Io ti ringrazio Pietro Buffa di essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, ritrovarci a presto a te Pietro, grazie di aver accettato il nostro invito. Edoardo, salutiamo i nostri amici telespettatori. Grazie anche da parte mia, e ci sentiamo sicuramente per una prossima puntata. Grazie, il mio ringraziamento. Grazie a te Pietro, il mio ringraziamento alla regia, a Ciro, a Franco, un ringraziamento a tutti i nostri amici telespettatori, ai quali lascio il buon prosieguo di serata e l'auspicio anche di un sereno fine settimana. Ci rivediamo mercoledì con un nuovo appuntamento della rubrica Dentro la Storia. Buonasera, con questo è tutto da Edoardo Orma e da Salvatore Peretti.